Un saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net. Eccoci qui finalmente con la recensione di Huawei Ashen Mate 7. L'abbiamo ricevuta immediatamente dopo la conferenza di Huawei tenutasi il 4 settembre all'IFA 2014 di Berlino e personalmente l'ho utilizzato come unico smartphone sia a Berlino sia qui a rientro in Italia, quindi ho potuto testare sia la durata della batteria, ma ovviamente tutte le varie funzionalità introdotte con questo dispositivo davvero molto molto interessante, anche perché noi di tuttoandroid i dispositivi li testiamo prima di recensirli, ma tralasciamo, altrimenti facciamo solamente polemica. Quindi andiamo subito a vedere qual è stata la nostra esperienza di utilizzo con questo dispositivo. Iniziamo subito dalle caratteristiche tecniche e le dimensioni. Abbiamo 157 mm di lunghezza, 81 mm di larghezza e soli 7,9 mm di spessore. Infatti, come vedrete, il dispositivo è davvero molto molto fine. Lo mettiamo un attimo a confronto con un LG G3 che saprete è 5,5 pollici come dimensioni dello schermo. Vedete, le dimensioni sono abbastanza diverse, però da ciò si capisce che Mate 7, pur avendo un display da 6 pollici, è molto molto ottimizzato per quanto riguarda i bordi, ma anche e soprattutto per quanto riguarda lo spessore, come vedete molto molto fine. La parte posteriore è anche leggermente curva, quindi ciò migliora un po' l'impugnatura, però il grip non è dei migliori, visto che comunque il materiale è completamente in alluminio, quindi un po' scivoloso. Però chiaramente, visto che si tratta di uno scocco in alluminio, i materiali risultano molto molto pregiati e belli al tatto, anche e soprattutto questo bordo leggermente smussato, come potete vedere, è davvero molto ma molto carino. I bordi nella parte anteriore a display spento sembra che il dispositivo sia completamente edge to edge, cioè senza bordi. In realtà poi quando lo andiamo ad accendere capiamo che è stato utilizzato una sorta di stratagemma da Huawei, perché c'è un piccolissimo bordo nero qui per recuperare un po' di superficie, però comunque il display occupa circa l'83% della superficie totale. Dal punto di vista hardware abbiamo un processore proprietario di Huawei, un iSilicon octa-core, con 4 Cortex A15 ad 1,8 GHz e 4 Cortex A7 ad 1,3 GHz, quindi due quad-core che funzionano con i loro core in maniera differente in base alle varie funzionalità. Ad esempio Huawei ci ha descritto che per quanto riguarda le chiamate funziona un solo core Cortex A7, per quanto riguarda la fotocamera 4 core Cortex A15 ed un Cortex A7 e così via, quindi ci sono diverse combinazioni per un miglior bilanciamento tra performance e autonomia, o meglio consumi. La memoria RAM è da 2 GB in questa versione che è la standard, infatti avremo le due colorazioni bianca e nera che sono la versione standard con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, altrimenti c'è la versione premium da 32 GB di memoria interna e 3 GB di RAM. Devo dire che comunque con questa versione standard non ho avuto alcun problema di RAM e di utilizzo delle applicazioni contemporaneamente, quindi secondo me parete basta anche questa versione se non avete particolari esigenze per quanto riguarda la memoria interna. Connettività ovviamente LTE categoria 6 fino a 300 Mbps, HSDPA+, e quindi come connettività siamo più o meno al completo. La fotocamera posteriore è da 13 megapixel con flash LED, purtroppo senza stabilizzatore ottico, e può registrare video solamente fino a 1080p a 30 fps, quindi niente registrazione in 4K. Fotocamera anteriore invece da 5 megapixel con possibilità di scattare delle panoramiche selfie, tra virgolette, che Huawei chiama Goofy. Ci sono poi degli esempi nell'articolo, nella recensione completa che potrete andare a vedere. La GPU è una Mali-T 628. Per quanto riguarda l'hardware, quindi credo che abbiamo detto tutto. Ovviamente display con diagonale da 6 pollici tipo IPS LCD e risoluzione Full HD, quindi definizione di 368 ppi. Non si tratta di un quad HD, io devo dire che con questa risoluzione mi sono trovato bene, non ho avuto problemi di icone sgranate o diciamo scritte. Per lo più il quad HD attualmente è utile quando ad esempio andiamo a fare una navigazione internet, le scritte sono molto molto piccole, però la differenza non è che si noti tanto. Per lo più quando si passa da un display quad HD a un full HD, magari l'occhio più attento riesce a scorgere le differenze. Il dispositivo non è molto molto pesante, quindi si tiene bene in mano considerando le dimensioni, e il vetro anteriore chiaramente è un Gorilla Glass 3. La batteria invece è da 4100 mAh non rimovibile chiaramente e devo dire mi ha dato un'autonomia piuttosto piuttosto buona, molto molto elevata. O meglio, sono riuscito a fare
ogni giornata terminava con circa il 30% di batteria residua e le mie giornate sono davvero di stress intenso, asfissiante. Però quando l'ho utilizzato in maniera media, e poi vedrete gli screen sempre all'interno della recensione completa, l'articolo che vi linkerò lì sotto nella descrizione, sono arrivato anche a 2 giorni pieno di utilizzo tranquillamente, quindi 4100 mAh che riescono ad essere utilizzati in maniera più o meno adatta. Certo, visto l'amperaggio mi sarei aspettato qualcosina in più perché Huawei ha dichiarato durante la presentazione 2 giorni di utilizzo molto intenso. Io sono riuscito a fare un po' meno, però nessun problema assolutamente, considerando le altre batterie sul mercato, questa è più che sufficiente. La fluidità all'interno del sistema operativo è direi molto molto buona. Anzi, pressoché perfetta. Come vedete, all'interno del centro notifiche ci sono queste c'è questa timeline sulla sinistra. Non so se si riesce a vedere, magari diminuisco un po' la luminosità. C'è questa timeline sulla sinistra che ci dice l'orario preciso di ogni notifica. Quindi abbiamo questa sorta di cronologia davvero molto interessante. In basso a sinistra il tastino per cancellare tutte le notifiche. Qui sulla destra i vari toggle rapidi che possiamo andare ad estendere in questo modo e volendo a modificarli con questo tastino. Abbiamo davvero una moltitudine molto elevata di toggle rapidi. Qui abbiamo invece lo scrolling per quanto riguarda la luminosità. Questa qui, la luminosità al massimo, è davvero molto ma molto alta. Il display infatti alla luce del sole si vede in maniera pressoché perfetta. Abbassiamo ora perché altrimenti la telecamera ha qualche problema. Abbiamo vabbè, i vari toggle rapidi per hotspot, per l'utilizzo della user interface con una sola mano. Infatti se andiamo ad attivare questo toggle vediamo che i tasti software si spostano verso destra. Se facciamo così si spostano verso sinistra e quindi magari per utilizzarlo con la mano sinistra. Stessa cosa ad esempio per quanto riguarda il tastino telefonico. Se facciamo così, un attimo, solo dietro la telecamera è un po' complicato. Ok, vedete, si sposta nella parte centrale, nella parte destra, nella parte sinistra in base alle nostre esigenze. Andiamo a disattivare la user interface con una sola mano, quindi buona l'ottimizzazione di Huawei fatta con questa nuova Emotion UI 3.0 che viene definita dalla stessa azienda cinese Phablet Friendly proprio a causa di queste caratteristiche. Poi abbiamo la possibilità di attivare la torcia, la possibilità di attivare il risparmio energetico ultra e il pulsante sospendi che è questo qui e ci permette di ad esempio fare a meno dei tasti software che possono essere nascosti con questo tastino in basso a sinistra e gestire il tutto con questa ghiera. Io generalmente non l'ho usata molto, non la trovo molto utile anche perché comunque è possibile attivare questa immersive mode in qualsiasi campo del sistema operativo e poi richiamarla con uno swipe verso l'alto. Davvero molto molto bella questa implementazione dei tasti di software che esteticamente richiamano Android L, però possono essere personalizzati anche ad esempio con il tasto per abbassare 100 notifiche e così via. Parlando sempre del software, se andiamo a bloccare il dispositivo e a sbloccarlo, vi mostro una cosa, e cioè questo centro di controllo praticamente copiato da iOS 8. E questo è uno dei problemi, tra virgolette, di questa nuova Emotion 3.0, cioè sono state implementate delle feature molto molto interessanti, però forse manca un po' di originalità. Anche ad esempio nelle cartelle sono completamente riprese dal sistema Apple, c'è la mancanza del drawer, però ad esempio il tutto può essere personalizzato attraverso i temi, ce ne sono davvero una moltitudine, per la maggior parte sono gratis, alcuni sono anche a pagamento, però devo dire che c'è una buona quantità di temi a nostra disposizione. Non vi ho parlato del sensore di impronte digitali, presente qui nella parte posteriore, che è una delle caratteristiche più interessanti. Per quale motivo? Non funziona come S5, cioè strisciando il dito, e nemmeno come il vecchio One Max, ma funziona innanzitutto un sensore a 360 gradi e solamente effettuando un tocco. Infatti, se andiamo a bloccare il dispositivo e a toccare qui, vedete, si sblocca immediatamente senza nemmeno accedere alla schermata di sblocco. Non solo, questo sensore di impronte digitali, mantenendo schiacciato, funziona anche come touch, tra virgolette, come tasto touch per scattare le fotografie o le selfie in maniera molto molto veloce. Devo dire, buona implementazione di questo sensore che funziona, che Huawei dice funziona anche con le dita bagnate, quindi molto molto preciso e utilizzabile. Andiamo subito ad effettuare una prova di chiamata con il 119. L'altoparlante posso qui, nella Benvenuto parte all'interfaccia di Apple inferiore. Team, la chiamata è gratuita. Se
stai chiamando per disattivare. Il volume è nella media abbastanza buono, per quanto riguarda le chiamate. Per quanto riguarda invece la musica, che adesso andiamo ad aprire, vi mostro un attimo. Riprendiamo, questa qui è tutta musica presente all'interno della micro SD, perché la memoria interna è da 16 GB, ma è espandibile con micro SD fino a 128 GB. Andiamo subito ad aprire un. Allora, il volume è abbastanza alto, devo dire, oltre la media degli smartphone, però la qualità non è proprio delle migliori, o meglio, a volume altissimo, forse l'avete notato all'interno della telecamera, non so se si riesce comunque a scorgere in maniera completa, non è proprio delle migliori la qualità, soprattutto a volume al massimo. Qui, mettendo lo smartphone in orizzontale, avremo gli vari album posti in questa posizione qui con le anteprima, quindi cosa abbastanza comoda, anche se non è proprio fluidissimo nel suo funzionamento. Lettura musicale che è nello standard, unico problema, generalmente le canzoni nella micro SD, qualche volta quando vado ad aprire l'applicazione, vengono ricaricate, e questo è un problema che ho solamente con questo dispositivo. Con la stessa micro SD, con gli stessi brani, non accade con altri device, ma giusto è un qualcosa che probabilmente potrà essere risolto a livello software. Parlando sempre di multimedialità, andiamo ad aprire la fotocamera. Questa qui è la fotocamera anteriore e questa ovviamente la posteriore, possibilità di effettuare scatti tutto a fuoco, vale a dire diversi scatti in sequenza con diverse modalità di messa a fuoco, e poi possiamo andarla a modificare dinamicamente. La fotocamera, abbiamo detto, è da 13 megapixel, scatta delle foto molto molto interessanti, abbastanza buone, direi, oltre la, diciamo, in linea con la fascia di prezzo al quale viene proposto questo dispositivo. Possibilità di fare foto in HDR, diversi scatti e poi scegliere foto migliore, inserire una filigrana, una nota d'audio, un panorama e il livello bellezza. Nelle impostazioni possiamo andare a scegliere chiaramente la risoluzione della fotocamera, 10 megapixel, se vogliamo scattare foto in 16 noni. Dicevo, qui la possibilità di scattare foto con il sensore di impronte digitali. Come vedete, messa a fuoco e scatto molto molto veloce. Andiamo ad aprire un attimo la galleria, mi mostra magari qualche sample che ho scattato. E come vedete, comunque le foto vengono davvero molto molto bene. Magari far storcere un po' il naso, la mancanza di uno stabilizzatore ottico dell'immagine, però tutto sommato le foto sono davvero ottime. Questo qui, vi dicevo, la possibilità di scattare foto con diverse messe a fuoco e poi volendo cambiarla post scatto in questa maniera. Quindi molto molto interessante l'implementazione software da parte di Huawei della fotocamera. Chiaramente ci sono i vari sample e il test video nella recensione completa, che vi invito a visitare. Qui invece ci sono i diversi filtri. Torniamo indietro. Altra implementazione software all'interno della home, ad esempio, è che con uno swipe verso il basso si può aprire la barra di ricerca all'interno del dispositivo in app, contatti, messaggi e così via. Oppure nella galleria, sempre con uno swipe verso il basso, si può accedere direttamente alla fotocamera. Quindi questa azione dello swipe è un po' ricorrente in tutto il sistema operativo, ad esempio, anche se andiamo nei contatti e facciamo uno swipe verso il basso, ci viene mostrato il nostro contatto e un QR code, magari utile per far registrare il nostro numero su altri dispositivi, semplicemente con il riconoscimento della fotocamera e del codice. Andiamo ora ad effettuare un attimo una prova di navigazione web. Andiamo su tutto android.net. Dichiariamo la modalità desktop, che purtroppo si può richiedere solamente entrando nelle impostazioni in generale e attivando questa opzione. Non c'è un'impostazione veloce dal menu. Devo dire che questo browser non l'ho amato durante le mie prove. Magari se scaricate un browser alternativo è meglio, anche perché non è proprio fluidissimo. Su tutto Android, ok, non abbiamo alcun tipo di problema. Però se andiamo ad esempio su The Verge, anche se ha cambiato la grafica, rimane comunque un sito molto molto pesante, avremo qualche piccolo problema in più. Vediamo che venga caricato. Ok, scrolling verso il basso, come vedete, piccolo rallentamento nel rendering, zoom,
Insomma, qualche piccolo lag lo abbiamo. Se poi aggiungiamo che il browser stock ha qualche problemino, qualche bug software da risolvere, perché ad esempio se ci troviamo su Facebook e apriamo un link, spesso il link non ci viene aperto, ma ci viene aperto solamente il browser all'ultima pagina visitata. Quindi vi consiglio magari di utilizzare un browser alternativo, almeno finché poi non risolve questi piccoli problemini. Però in linea generale comunque funziona bene, è abbastanza fluido, seppur non fluidissimo. Per ciò che riguarda la navigazione web, quindi è tutto, direi, promosso per quanto riguarda le prestazioni, perché con gli altri browser funziona bene. Con il browser stock ci sono questi piccoli problemi da risolvere. Per ciò che riguarda le applicazioni che Huawei aggiunge, abbiamo già visto l'applicazione Temi, questa è l'applicazione gestione telefono sul quale si può effettuare un'analisi dei livelli di consumo delle varie applicazioni. A proposito, Huawei durante l'utilizzo ci dà dei consigli, ad esempio ci vengono date le notifiche se un'applicazione sta utilizzando troppa energia e ci vengono dati anche i vari dettagli sui milliampere che ha consumato durante l'utilizzo, come vedete tramite questa schermata. Quindi davvero dal punto di vista software Huawei sta facendo passi da gigante, seppur manchi di originalità, come ho detto all'inizio. Queste qui sono le altre applicazioni. Abbiamo, vabbè, l'applicazione specchio, abbastanza inutile perché serve solamente per attivare la fotocamera frontale, la radio FM che è presente. Abbiamo poi, vabbè, la torcia, e io, come vedete, ho installato Nova Launcher perché il Launcher Stock non è che mi faccia impazzire, anche perché con Nova Launcher abbiamo la possibilità di inserire diverse icone qui nella dock e sfruttare magari di più la dimensione del display da 6 pollici. Io veramente consiglio questo Launcher per sfruttare appieno la dimensione del display, anche perché Huawei qui, come vedete, ci dà la possibilità di inserire 5 icone nella dock, e poi la griglia non è che sia molto ampia, però poi chiaramente dipende dai gusti e dall'utilizzo che se ne fa del dispositivo. Qui abbiamo iCare, che è praticamente un servizio di assistenza. Possiamo accedere direttamente al forum o richiedere direttamente l'assistenza dal nostro dispositivo. Abbiamo un gestore file, l'applicazione ovviamente per i video e dopodiché niente di particolare. Ah, abbiamo anche Todoist Premium installato di default. Ora, se riesco a trovarlo, eccolo qui. Quindi account premium di Todoist che ci viene offerto gentilmente da Huawei. Facciamo un veloce giro nelle impostazioni che non vi ho ancora mostrato. Questo qui è il menu, abbiamo una doppia scheda generale con le impostazioni principali e qui tutte le impostazioni che sono davvero davvero molte. Vabbè, qui abbiamo le impostazioni relative alle reti mobili, NFC, connettività, eccetera, eccetera. Qui le impostazioni del display per modificare ad esempio la temperatura del colore. Possiamo togliere la spunta predefinita e cambiare la temperatura in base alle nostre esigenze, quindi interessante questa possibilità di personalizzazione. Possibilità anche di cambiare la dimensione dei caratteri, molto molto importante perché su un display da 6 pollici magari c'è chi ama i caratteri leggermente più piccoli, visto comunque la risoluzione Full HD. Poi abbiamo la possibilità di attivare o disattivare il LED di notifica che è posto qui in alto a destra, vicino all'altoparlante, eccetera eccetera. Torniamo un attimo indietro, magari vi mostro la percentuale di batteria che ho consumato da stamattina. Come vedete, 2 ore e 47 di standby. Per quanto riguarda lo schermo, 52 minuti, quindi 52 minuti di schermo con il 12% di batteria, direi che è un ottimo risultato. Per quanto riguarda qui le impostazioni del Touch ID, o meglio del sensore di impronta digitale, possono nella parte superiore possono essere registrate fino a 5 dita differenti. Qui, vabbè, ci sono gli account, qui le app in rete. Cosa sono le app in rete? Praticamente abbiamo qui la possibilità di decidere per ciascuna applicazione quale può utilizzare i dati mobile, quale utilizzare la connessione Wi-Fi o entrambi. Quindi molto interessante se ad esempio vogliamo che Messenger utilizzi solamente il Wi-Fi, disattiviamo i dati mobili e rimaniamo attivi i dati Wi-Fi e così via. Questo per ciascuna applicazione, quindi grande possibilità di personalizzazione anche sotto questo punto di vista. Controllo del movimento, abbiamo infatti delle gesture interessanti, ad esempio portiamo il dispositivo all'orecchio per rispondere direttamente alla chiamata oppure per effettuare una chiamata quando ci troviamo sulla scheda di un contatto. Possiamo invece capovolgere per disattivare l'audio o sospendere la sveglia durante una chiamata, magari di mattina, e così via. Oppure inclinare qui il dispositivo per muovere widget da una schermata ad un'altra. Quindi, anche per quanto riguarda le gesture, siamo su buoni livelli. Qui la possibilità di personalizzare la barra in basso spostando i tasti e aggiungendo nuovi tasti, come ho fatto io. Qui sono presenti 5 tasti differenti.
Per il resto andiamo nelle info sul telefono e vi mostro la versione software, l'abbiamo detto Emotion UI 3.0, versione software di Android di base che è la 4.4.2, quindi non c'è la 4.4.4 per adesso almeno. Il multitasking si attiva okay, con questo tastino qui in basso a destra e ha questa grafica qui, però alcune volte mi ha dato dei problemi, o meglio, l'animazione secondo me pare un po' lenta. Non so se riuscite a vedere, ci mette un po' ad entrare nel multitasking e io che utilizzo lo smartphone spesso con forsennato mi ha dato un po' fastidio questa cosa, però chiaramente poi le varie applicazioni possono essere chiuse in questo modo. Non soffre di particolari problemi. Ultima prova, quella del gaming. Apriamo Real Racing 3. Audio abbastanza forte, ma dalla qualità non eccessa come dicevo prima. Ok, attendiamo che venga caricato il gioco. Devo dire che questo dispositivo dal punto di vista del gaming non ho giocato molto a Real Racing 3, ho giocato più a Asphalt 8 e ad altri giochi, però mi ha dato molte soddisfazioni perché si tratta di un display da 6 pollici e con i bordi molto sottili riusciamo ad avere degli ottimi controlli anche del touch. Cambiamo telecamera perché questa interna non mi piace molto. E oltretutto è davvero molto fluido anche con i giochi più pesanti, quindi processore e GPU che si comportano in maniera egregia. Magari attendiamo la curva che è generalmente la parte un po' più pesante. Come vedete comunque non ha alcun tipo di problema, chiaramente si surriscalda un po' nella parte posteriore ma non più non in quantità più elevata rispetto ad altri smartphone, diciamo che siamo nella media. Come vedete comunque assolutamente alcun tipo di problema, molto molto fluido. Ok, usciamo dal gioco in maniera abbastanza brusca. Beh, cosa dire di questo smartphone, di questo tablet? Innanzitutto, secondo il mio parere, Huawei ha fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda la qualità costruttiva, perché esteticamente è davvero molto molto bello, tra le mani dà la sensazione di un prodotto premium ed ha fatto un bel lavoro anche per quanto riguarda il prezzo, perché il dispositivo viene proposto nella versione standard a 499 € da ottobre in Italia. Oppure la versione premium con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna a 599 €. Io, come detto, consiglio questa versione se non avete troppe esigenze di memoria interna, anche perché con la microSD si può espandere. Qui, infatti, abbiamo i due slot, uno per la microSIM a sinistra e uno per la microSD a destra. Non è purtroppo dual SIM come in Asia e in altri paesi. In Europa arriverà questa versione con una SIM ed una microSD. Qui nella parte superiore abbiamo il jack da 3,5 mm e il secondo microfono, volume rocker e tasto di accensione sistema di spegnimento che non ve l'ho detto, ma ha una texture metallica molto molto carina che soprattutto ci permette di riconoscere il tasto di accensione sistema di spegnimento in maniera abbastanza veloce e questo è proprio di ciò che vi parlavo per quanto riguarda i materiali, e cioè Huawei con questo dispositivo è stata molto molto attenta ai minimi dettagli. In basso porta micro USB e microfono principale. Per il resto, parte anteriore e posteriore ve l'ho già descritta, quindi non ci sono altre cose da dire. Dicevo, prezzo molto contenuto per questo smartphone, direi che vale tutto ciò che costa, perché ottima fotocamera, ottima batteria, ottimo display, anche se non è un quad HD, ma poco ci interessa perché la visione dei contenuti è molto molto elevata. Software direi ai massimi livelli per quanto riguarda le funzionalità, ma pecca di originalità, come ho fatto vedere a causa di queste cartelle, del centro di controllo, nella lock screen e di altre piccolezze che speriamo magari Huawei possa, dalle quali possa discostarsi nei prossimi aggiornamenti della iMotion UI. Quindi ottimo dispositivo consigliato che secondo me parere può dare anche del filo da torcere a smartphone più blasonati, tablet più blasonati come ad esempio il Note 4 di Samsung. Poi magari quando lo avremo a disposizione faremo dei confronti diretti. Direi che per il momento è tutto da Emanuele Capone con Huawei Action Mate 7 per tutto Android.net.